Buongiorno da Edo, oggi parliamo di aggiornamenti natalizi per tre distribuzioni Linux che si portano in dote delle novità interessanti. Partiamo dall'ultima versione di Linux Mint, la 21, che è arrivata alla prima point release. Quindi, se avete rimandato l'aggiornamento da Mint 20, adesso è il momento giusto per farlo. Mint 21, progetto franco-irlandese, è arrivata ad agosto, basata su Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish. Secondo The Register, l'aggiornamento di versione, che era uno dei punti critici delle precedenti release di Mint, ora va perfettamente, quindi potete procedere senza troppe preoccupazioni. La 21.1 beta era uscita all'inizio di dicembre e ora la versione finale, codename Vera, è disponibile al download e si porta dentro il kernel Linux 5.15 LTS, quindi supportata fino al 2027. Come al solito ci sono tre edizioni disponibili con tre desktop differenti, la versione principale Cinnamon e poi Mate e XFCE. Cinnamon è sviluppata dallo stesso team di Mint e qui è aggiornata alla versione 5.6. Ci sono una serie di novità interessanti come la Corner Bar, che è una applet presente sul bordo della taskbar che in pratica mostra tutte le finestre aperte sul desktop e si posiziona al posto della classica Show Desktop e naturalmente il suo comportamento si può personalizzare in base alle esigenze. Altri aggiornamenti riguardano gli shortcut per spostare rapidamente le finestre da un desktop all'altro e una nuova versione del Driver Manager, oltre a un nuovo gestore dei software sources per gestire i repository. Mint con XFCE invece non include la nuova versione 4.18 di XFCE che è stata rilasciata la scorsa settimana. Linux Mint è basata sui rilasci LTS di Ubuntu, quindi la prossima major version, Linux Mint 22, dovrebbe essere prevista per il 2024, dopo il rilascio di Ubuntu 24.04. C'è poi una nuova versione di Endeavor OS, che è una distribuzione derivata da Arch, che è la versione 22.12, codename Cassini, che era stata preceduta dalla release Artemis a giugno di quest'anno. Per chi ama XFCE, questa versione include la nuova XFCE 4.18 e sui sistemi basati su UEFI utilizza di default il boot manager systemdboot invece di grub, e questo si porta dietro alcuni problemi. Systemdboot, infatti, ha bisogno di un ESP, cioè la EFI System Partition, che è la partizione del disco riservata al bootloader, molto più grande perché deve mantenere l'intero kernel e initrd. Quindi per un'installazione su un disco pulito non ci sono problemi, basta creare la partizione più grande del solito, ma con partizioni già esistenti procedere al resize non è sempre una passeggiata. In ogni caso, il programma di installazione di Endeavor OS permette di scegliere quale boot manager installare. Cassini arriva con il kernel Linux 6.0.12 e aggiornamenti per tutti i software principali, e il supporto a ARM è stato esteso con l'inclusione di PinBook Pro e miglioramenti su Raspberry Pi. E in ultimo, Postmarket OS 22.12, che è un sistema basato su Linux ma dedicato alle piattaforme mobile, quindi smartphone e tablet. Questa nuova versione aggiunge il supporto a Fairphone 4 e Samsung Galaxy Tab 2 10.1, che è un tablet piuttosto vecchio perché ha più di 10 anni e quindi è un buon modo per dargli nuova vita con un sistema aggiornato. Postmarket OS supporta diverse interfacce grafiche, tra cui la nuova Plasma Mobile Gear, che si porta dietro un sacco di novità, quindi se siete interessati a questa distro per sistemi mobile, saltate subito al link in descrizione con tutti gli approfondimenti. Ed era anche tutto per la veloce puntata di oggi, quindi grazie per avermi ascoltato, noi ci risentiamo alla prossima. Ciao!